Oggi vediamo i migliori 10 outfit femminili che si possono acquistare o trovare in Animal Crossing e che ho preparato per voi per il mese di maggio. Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video su Animal Crossing New Horizons. Oggi parliamo di vestiti. Adoro trovarne sempre di nuovi e abbinare quelli che ho già con accessori o combinazioni diverse. Mi diverto un sacco ad andare a sbirciare ogni giorno nel negozio di Ago e Filo per vedere se c'è qualche novità interessante e poi provo subito quello che ho comprato. E così, anche per il mese di maggio, ho preparato la mia personale classifica dei 10 migliori outfit femminili che si possono trovare e abbinare in Animal Crossing. Partiamo come sempre dal numero 10. Per questo primo completo ho scelto un romantico viola, con questo bel maglioncino morbido che copre in parte una gonnellina invece molto corta con le perline. Mi piace molto il maglioncino con le maniche corte. Nella realtà in effetti ne ho uno molto simile, ma in blu. Poi ho scelto delle calze lilla sopra il ginocchio e delle ballerine bianche con dei fiori rosa. Per completare il tutto, un bel fiocco bianco nei capelli che riprende il colore delle perline e delle scarpe. Numero 9. Qui cambiamo completamente stile andando sull'orientale. Mi piaceva molto l'abbinamento del verde col bianco e l'ho ripreso anche nel fiore fra i capelli. Per spezzare un po' ho scelto poi delle infradito rosa, ma senza calzini. Mi piacciono particolarmente le foglie stampate sul vestito in un verde più scuro e i bordini del collo e della gonna po' più chiari. Numero 8. Anche qui cambiamo completamente genere e andiamo sullo sportivo. Ho scelto questa canottina rosa che col nero del top riprende il nero dei calzoncini da corsa. Le scarpe da ginnastica invece le ho scelte bianche per staccare un po' il colore e abbinarsi con gli altri dettagli bianchi del completo, come la riga dei pantaloncini, il logo sulla canotta e le perline dei fiori nei capelli. Questo è un completo perfetto per fare finta di fare sport assieme ai nostri vicini di casa, tutti super atletici. Numero 7. Qui torniamo ad uno dei miei stili preferiti, quello della bambolina, con questo bel vestito da Alice nel Paese delle Meraviglie, col suo grembiulino bianco con le arricciature sul bordo. Le calze le ho scelte bianche con dei piccoli fiorellini ricamati che riprendono il colore e la forma del fiore nei capelli. Le scarpine invece sono delle super classiche ballerine con la fibbietta di vernice, nel complesso veramente bellissima. Numero 6. Torniamo sullo sportivo con questo completino allegro e super colorato. Ho scelto una felpa con le galassie per poterci abbinare capi blu, viola e anche lilla. Con questo pantaloncino super corto si vedono benissimo le calze lilla col pizzo che arrivano sopra il ginocchio. Ho scelto poi delle scarpe da ginnastica alte per valorizzare le gambettine e ho aggiunto un fiocco nero nei capelli per dare un ultimo tocco più femminile al tutto. Numero 5. Qui mi sono lanciata su uno stile marinaresco e me la sono immaginata passeggiare sulla barchetta di Volpolo con questa bella casacchina blu e bianca e gli occhiali da sole in tinta. La gonnellina bianca si abbina perfettamente ai polsini e al collo della maglietta, mentre i calzini riprendono l'azzurro dello scollo. Anche per questo completo ho deciso di mettere un anemone bianco fra i capelli per mantenere l'idea del mare e dell'estate. Le scarpe da tennis nere riprendono invece gli occhiali e il bianco del completo. Numero 4. Cambio totale di colore per questo outfit, tutto sulle tonalità del rosa. Ho scelto infatti questo adorabile grembiulino con le tasche sopra una camicetta bianca che riprende il bianco nei dettagli delle scarpe. Tra l'altro le scarpe io pensavo che fossero dei normalissimi stivaletti, invece sono delle scarpe da wrestling. Ma mi piacevano lo stesso. Ho scelto poi una gonna di pizzo che sul davanti spunta appena, lasciando intravedere le ginocchia, mentre dietro, con lo spacco sul grembiule, dà un tocco di colore un po' più intenso. Come accessori ho scelto degli occhiali da sole con la montatura dello stesso colore della gonna
e una grande margherita bianca nei capelli. Ora attenzione perché entriamo nel vivo della classifica. Numero 3. Lasciamo il rosa per passare al rosso in questo completo tutto particolare. Infatti ho scelto un grembiulino da cucina carinissimo, indossato sopra una gonna blu, molto lunga e col bordo ricamato. Niente calze e delle ballerine che riprendono sia il rosso del grembiule che il blu della gonna. Questo completo è perfetto per un momento di cucina creativa nel mezzo di una giornata qualunque. Infine ho scelto un fiore rosso con una piccola fogliolina verde per riprendere sia il rosso del completo che il dettaglio verde nelle scarpe. Davvero carinissimo. Numero 2. Questo outfit mi è piaciuto così tanto che l'ho scelto per la copertina. È un completo un po' autunnale in realtà, ma dato che in questo mese un po' pazzerello ci sono state giornate molto molto poco primaverili, ho deciso comunque di sceglierlo per la classifica di maggio. Il pezzo forte è il cappottino azzurro con la cintura e due file di bottoni sul davanti. Ho ripreso il bianco dello scollo nel cappellino alla francese, che dà un tocco un po' sbarazzino a tutto il completo. Ho scelto poi una gonna corta scozzese che si intravede appena dal bordo del cappotto e per dare una macchia di colore un po' più acceso ho aggiunto una borsetta a stellina con le paillette. Per le scarpe ho scelto un paio di anfibi viola con dei calzini scozzesi rosa che spuntano di pochissimo dal bordo delle scarpe, giusto per dare un tocco in più. Un completino perfetto per una giornata di pioggia o per farsi qualche selfie davanti al caminetto. Ah, se ti sei perso il tour della mia isola in cui faccio vedere il mio nuovissimo camino, valla a guardare, te lo metto qui sopra. E ora pronti per il vincitore della mia classifica dei 10 migliori outfit che si possono trovare o acquistare in Animal Crossing per il mese di maggio. Numero 1. Qui torniamo nel pieno della primavera con questo completo tutto sui toni dell'azzurro e del cielo. La camicetta bianca e azzurra riprende i colori delle scarpe da tennis alte, mentre la gonna si abbina ai calzettini ricamati verde acqua. Un ultimo tocco lo dà il cappellino di paglia, che è simile come disegno al maglioncino color panna della parte superiore del completo. Perfetto per un pomeriggio all'aria aperta o per una tranquilla passeggiata sulla spiaggia. Questa volta tutto quello che vi ho mostrato lo potete acquistare nel gioco, ma non perdetevi i video sui design fan made che rendono le possibilità di personalizzazione praticamente infinite. E se vi siete persi il video sui 10 migliori outfit del mese di aprile, non preoccupatevi, ve lo metto qua sopra, andatevelo a vedere. E voi amate cambiare abito tutti i giorni? O magari pure più volte al giorno mentre state giocando? Avete un completo che è il vostro preferito? Scrivetemi quello che ne pensate nei commenti e non dimenticate di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non rischiare di perdervi neppure uno dei prossimi video. A presto, ciao!